autonomy is an illusion. Ciao amici ed eccoci qui in questo nuovo video. Bentrovati su questo canale, è da tempo che non esco con nuovi video, è da tempo che non ci sentiamo, tanto che... quello che è stato, perché ripartire ad uscire con i vecchi video è un po' troppo, siamo andati troppo per le lunghe. Gara 2 di Modena, quindi quella dove eravamo rimasti, sono partito quarto e sono arrivato secondo. È stata una gara molto combattuta e tutta in risalita, ha vinto Bodellini, secondo io, e terzo Scofield, quindi insomma è stato un podio molto molto combattuto. Successivamente a Modena poi c'è stato il weekend di Vallelunga, un weekend di casa, caratterizzato ovviamente da inizio di problemi e quant'altro. Ci siamo classificati secondi in qualifica con un inizio di gara battagliatissimo. Purtroppo però i problemi non si fanno attendere. A circa 3, 4, forse 5 minuti da fine gara mi si è allentata la pedaliera, la macchina mi rimaneva frenata, rimaneva accelerata, lasciamo stare, un bordello che non vi dico. Ho deciso di portare lo stesso la macchina al traguardo, perché lo sapete che fino a che cammina la porto al traguardo. Abbiamo conquistato la quarta posizione nonostante tutti i problemi che ci sono stati, quindi già che sono riuscito a portarla all'arrivo direi che è tanto. Gara 2 combattutissima e ancora una volta sono riuscito a risalire fino alla prima posizione, dove siamo stati veramente in bagarre fino alla fine. Safety car, ultimo giro, forse le ultime curve dove potevo tirare la staccata. Ho tirato la staccata, sono entrato per prendere la prima posizione appunto, e niente, Lovati ci ha fregati ambedue. Teoricamente avevo finito al secondo posto, però vabbè, i reclami, vabbè. Comunque l'altro concorrente è andato a reclamare e niente, mi hanno dato 25 secondi di penalità, raga. 25 secondi, guardatevi il video e ditemi se è da penalità, che vedevo di... Siamo arrivati dunque al weekend di Misano, ovviamente in ottica campionato con lo zero di Vallelunga 2, e non vi dico raga, cioè, non ve lo dico per niente. Arriviamo a Misano però belli carichi, dove ci siamo messi d'accordo con Benito Cirelli della scuderia Cirelli, che ci avrebbe dato una mano a partire dalla gara di Misano. Arriviamo, Libere 1, primo posto, e Libere 2 abbiamo sbiellato, raga. Cioè, non c'ho parole. Ho fatto però le qualifiche con la macchina di Benito Cirelli, che ha rinunciato a correre per farmi correre, quindi... Cioè, veramente, nota di merito, nota di stramerito per Benito. Detto ciò, niente, abbiamo fatto il quarto posto, non conoscendo la macchina. Nel complesso, ragazzi, immaginate di scendere dalla vostra macchina, salire sulla macchina che non conoscete, e il quarto posto, cazzo, non è male. Lascia pensare bene, insomma. Gara 1, partiamo a cannone da quarto a secondo in 50 metri. Praticamente arriviamo a curva 1, che ero già a secondo, e dopo altre due curve circa ero già al primo posto.
ovviamente vi lascio immaginare la contentezza, entra la safety car. Si riparte dopo qualche minuto, un giro forse dovremmo aver fatto dietro safety car, ripartiamo e niente ragazzi, abbiamo sbiellato ancora una volta. La sfortuna si aggiunge agli zeri in campionato ovviamente. Poi andiamo avanti per gara 2, ragazzi lavorano tutta la notte, dalle 7 circa 6 che hanno iniziato a montare il motore, alle 4 di notte ancora stavano lavorando sopra quella cazzo di macchina, alle 6 dopo aver dormito 2 ore si sono di nuovo messi al lavoro, partivamo 37esimi circa, dopo un giro eravamo 11esimi. Sì ragazzi, però la sfiga è stata dalla nostra parte quel weekend, perché si è rotto il filetto di una candela e è venuta via tutta la candela. Cioè io non c'ho parole. Arriviamo però a questo weekend di magione, dove teoricamente le macchine sono state risistemate, i motori sono stati risistemati. Abbiamo bancato scorsa settimana, bancando 120 cavalli, quindi precisi regolamentari. E niente raga, godetevi il video, ci vediamo dopo i turni di libero, così facciamo qualche commento generale sul tutto. Thank you.
ci siamo, siamo molto fiduciosi di riuscire a fare bene anche in qualifica, quindi testa bassa ragazzi e riprendiamoci tutto quello che abbiamo perso nei weekend passati. Ce l'abbiamo fatta, ci siamo presi la nostra pole position, finalmente prima pole position stagionale, dove vabbè è stata meritatissima. Sono stato un po' aiutato dalla scia del mio compagno, tra virgolette, Cosimo Antoniello, che mi ha stra aiutato con la sua scia. Avevo calcolato benissimo le distanze prima di iniziare il giro e niente raga, pole position super meritata. Detto questo, ci vediamo prossima settimana con un nuovo video, quindi quello di gara 1 di Magione. Io sto per andare in ferie, quindi raga, anzi no, quando uscirà il video io starò già in ferie. Buone ferie a tutti, buon Ferragosto, ci vediamo nel prossimo video.